è stato il commissario tecnico della Nazionale di Calcio Femminile, Milena Bertolini, ad inaugurare i rinnovati impianti sportivi di Villa Santa Maria, piccolo paesino nell'entroterra in Val di Sangro, noto ai più per essere la patria dei cuochi abruzzesi. I lavori hanno consentito di realizzare un campo da calcetto in erba sintetica, un campo da tennis e pallavolo, oltre ad una sala polifunzionale. Nell'arco di un paio d'anni, infine, sarà rinnovato il campo da calcio e sarà realizzato un palazzetto dello sport, completando così il disegno dell'amministrazione comunale guidata da Pino Finamore, volto al recupero degli spazi e alla promozione della pratica sportiva tra i giovani. Abbiamo dato la possibilità a tutti i nostri ragazzi di poter esercitare, diciamo, lo sport, sapete meglio di me che all'interno, diciamo, nelle zone interne è molto difficoltoso trovare impianti sportivi. Noi in un sol colpo ne abbiamo realizzati tre, insomma, in buona sostanza anche con una spesa contenuta di 220.000 euro. Siamo orgogliosi anche per poter avere a disposizione il mister della nazionale italiana per un'inaugurazione. Diciamo, è una ripartenza dopo questo fermo del Covid, insomma, che ci fa stare tutti in pensiero e allerta. Dare impiantistica sportiva è importante per dare un'opportunità alle bambine e ai bambini di fare sport, e sappiamo quanto lo sport sia importante per avere una società migliore, avere dei ragazzi e le ragazze che attraverso lo sport riescono a capire quali sono i valori importanti nella vita, e quindi anche poi uomini e donne adulte con un senso civico diverso.